Sarà un'estate da record quella appena iniziata per il mercato immobiliare turistico. A dirlo sono i numeri del report elaborato dal centro studi FIAIP e presentato nella prestigiosa location dell'Associazione Stampa Estera a Roma. Durante la conferenza stampa, moderata dal giornalista economico Vincenzo Campo, sono davvero tanti segnali positivi emersi per un settore sempre più strategico e che nel complesso rappresenta il 35% del nostro PIL. Il report è molto positivo, nel senso che da questo osservatorio emerge chiaramente che il mercato delle locazioni turistiche è in assoluto il settore che sta determinando una crescita molto importante per il turismo nazionale e indirettamente poi una crescita anche dei benefici dell'economia locale nazionale. Tra i dati che spiccano le 278.000 compravendite di seconde case nell'ultimo anno. Denotano un mercato molto sano, molto positivo, in cui si sono attestate dei numeri importanti nella chiusura del 2022 sul 2021. Parliamo di una crescita del numero delle locazioni turistiche di un 10%, quindi un dato significativo, un aumento dei valori dei canoni di locazione dell'8% e poi la compravendita delle seconde case si è attestata a un più 24% del 2022 sul 2021. Sul fronte delle locazioni brevi ad uso turistico continueranno invece a crescere nel 2023, secondo una stima del più 15%, determinante il boom della presenza straniera in Italia, più 65%, attratta dalla ricerca di comodità e indipendenza e dalla voglia di immergersi in uno stile di vita come quello italiano, imitato e apprezzato nel mondo. I dati sono incredibili. I dati ci indicano in 443 milioni le presenze turistiche complessive nel paese, quindi questo è un dato che chiaramente, diciamo così, era non considerabile all'inizio chiaramente di questa indagine. E supereremo sicuramente il pre-Covid, la gente si muove, la mobilità è tornata a livelli, ripeto, del 2019. C'è stato un incremento incredibile del mercato americano, turisti americani, mercato asiatico. Gli stranieri rappresentano ormai il 55% delle presenze complessive e sono dei stranieri che hanno un portafoglio molto più pesante degli italiani. L'ascesa dell'immobiliare turistico residenziale, complementare e non concorrente con quello alberghiero, è ormai una certezza per la ripresa economica italiana, un'impennata questa che sta andando ben oltre ogni più rosea previsione e che non sta escludendo fortunatamente anche l'Emilia Romagna, la cui ricettività è stata messa a dura prova dalle alluvioni del mese di maggio. Oggi abbiamo voluto omaggiarla, ma non soltanto per quello che ha passato, che è stato sotto l'occhio di tutti, ma soprattutto perché si sono rimboccati le maniche, ovviamente prima di tutto i cittadini, ma soprattutto poi anche le istituzioni. E questo effettivamente cosa ha portato? Ha portato a confermare i numeri dell'anno scorso e soprattutto il trend anche qui sembra molto positivo, perché le previsioni sono del 12% dell'aumento. Quanto alle destinazioni, la domanda di turismo residenziale nelle località di mare continua dunque a farla da padrona, coprendo oltre il 70% del mercato. I nuovi trend mostrano però interesse crescente per il turismo rurale ed enogastronomico delle nostre campagne, così come verso borghi e città d'arte, da Venezia, Orvieto fino a Matera e Siracusa. Tengono anche i laghi, Como e Garda in testa, e le località di montagna, trainate dalle nostre perle alpine, dal Piemonte al Friuli. Rimane tuttavia la necessità di sintetizzare e razionalizzare un quadro normativo ancora troppo complesso e frammentato. In questo senso, in Parlamento si sta lavorando al riordino e all'armonizzazione con la legislazione europea. Stiamo lavorando velocemente per creare un'unità tra le diverse normative presenti oggi in Italia, rapportarci in maniera equa con le altre nazioni europee e farlo nella semplificazione, nella tutela dei proprietari, nella tutela del sistema turistico italiano, che vede ogni anno dei grandi eventi e vede un incremento, lo abbiamo visto nel report appunto, delle presenze sul territorio nazionale e che vedrà il mio Friuli Venezia Giulia e la mia Gorizia, capitale della cultura insieme alla Nova Gorica slovena nel 2025 e che si sta preparando appunto ad allargarsi al mercato delle locazioni brevi. Forte di un più 20% di intermediato, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali ha sottolineato ancora una volta il ruolo cruciale delle agenzie affiliate come presidio di legalità e garanzia di trasparenza. Allo stesso tempo rivendica alcune proposte in via di accoglimento, come il codice identificativo unico, ma anche l'esigenza ancora inevasa di snellire la mole di incombenze burocratiche e fiscali per gli operatori del settore.
Noi siamo nel tavolo, diciamo, di confronto istituito presso il Ministero del Turismo, nel quale abbiamo, come dire, portato le nostre istanze, che sono orientate fondamentalmente ad essere completamente d'accordo sul riordino del caos normativo che purtroppo oggi c'è nella materia, e condividiamo l'intento di semplificare le procedure, di armonizzare i processi relativi alla richiesta di dati e informazioni delle locazioni turistiche. Non siamo invece d'accordo sulla previsione di eventuali e potenziali limitazioni, divieti e chiusure che secondo noi, diciamo, non sono virtuosi, non vanno nell'ottica di risolvere le problematiche in materia. Tra le criticità che alcuni amministratori locali hanno riscontrato rispetto alle locazioni turistiche c'è quello dell'emergenza abitativa, e FIAIP ha una sua proposta in merito. Secondo noi non è inserendo dei limiti temporali agli affitti brevi che si possa risolvere questa problematica, ma attraverso appunto l'istituzione di politiche abitative urbanistiche assenti da oltre 70 anni, e quindi abbiamo proposto l'istituzione del Ministero della Casa e delle Politiche Abitative, che possa avere una visione strategica e d'insieme del settore della casa e attuare delle precise linee guida per tutti i comuni, che da una parte preveda un piano strutturato di edilizia pubblica sociale convenzionata appunto per tutte le amministrazioni comunali, che vada a riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico esistente che è dismesso e disabitato, e metterlo a disposizione a prezzi convenzionati o a canoni calmierati per chi appunto non si può permettere di comprare casa a valori di mercato o a prenderla in affitto a canoni di mercato, e dall'altra parte che i comuni prevedono dei criteri incentivanti sia di natura fiscale che di natura tecnico-urbanistica. Secondo noi in questo modo si andrebbe a ampliare un'offerta di qualità, aumentando l'attrattività del sistema paese.